Lui è un vicequestore aggiunto, un uomo delle istituzioni, vive a Bari, in una Bari ventosa, quasi sempre melanconica. È chiamato di prima mattina, verso le 6, al telefono da un suo amico, quello che è stato il suo migliore amico. Un magistrato di punta gli deve parlare. Stancamente, ma consapevole che deve farlo, sale in macchina e si precipita in quel paesino, un pochino a sud di Lecce, dove vive. Parlano a lungo, forse un'ora, forse un pochino di più. Lo lascia con la consapevolezza che qualcosa si è rotto tra di loro, che forse non solo si è rotto tra di loro, ma si è rotto in assoluto. Inizia, in questo modo, un viaggio nell'inferno e in un incubo. L'incubo che lo vede dapprima semplicemente testimone, poi accusato, poi processato come assassino di quel giudice, integerrimo, non solo un assassino, di Francesco Caringella, Newton Compton editore. Un giallo che ricorda in certe cose per Mason e che in certe altre ricorda invece la durezza di Eroi, per ricostruire quello che effettivamente è accaduto. Un giallo dove anche le donne hanno un loro ruolo importante pur non essendo protagoniste, ma un giallo di quelli che ti fanno riappassionare fondamentalmente allo schema classico del giallo come è stato inventato all'inizio del secolo quell'altro, e che ti fa pensare che i nostri giallisti, in questo caso Francesco Caringella, non sono solamente in grado di descrivere gli ambienti, i contesti, le situazioni, ma sanno anche costruire delle macchinette narrative perfette con dei finali che sono altrettanto perfetti e altrettanto veloci in contropiede come un'azione di Messi. Un giallo che, se fossimo in America, avrebbe già trovato una casa di produzione modello DreamWorks in grado di pensare come produrlo, quando produrlo e di chi farne il protagonista.